L'altra è tecnica, fondamentalmente, perché senza Vicani, Barreto, Donati esce fuori da una prestazione a Bologna, la più brutta quando ha cambiato ruolo, può capitare, e con Miccoli che dovrebbe recuperare, cioè questa spina dorsale, in che condizione è arrivata rispetto a un Catania che tutto sommato è un po' più rodato. Cioè mi preoccupa arrivare comunque giusto al derby in questa condizione specifica. Come dice, c'è un vecchio detto che dice se Sparta piange, Atene non ride, no, ma cioè, poi Catania mi sembra che manchi anche di Bergessio, di Biagianti, i problemi ce li hanno tutti. È chiaro che se noi dovessimo perdere tutti i giocatori, inevitabilmente qualche contraccolpo potremmo anche averlo, però l'ho detto e lo ripeto, saremo agguerriti, non in campo getteremo sangue, in campo sicuramente venderemo cara la pelle. Io ho letto un po', no, tutti i toni trionfalistici del vicino della porta accanto. Mi sembra che la partita sia stata già decisa, che la partita sia già, è inutile pure giocarla, visto e considerato che il Real Madrid, il Barcellona viene qua e viene a fare una passeggiata, e quindi vogliamo avere la presunzione di dire che ci rimboccheremo le maniche e cercheremo anche di fronteggiare il Barcellona. Che dobbiamo fare? Giornale in Sicilia. Volevo chiedere se di questi tanti giocatori che hanno fatto arrivare a Catania, che avete lì allevato, sono diventati sconosciuti, sono diventati tutti giocatori, ce n'è qualcuno che segue con attenzione anche in chiave mercato? No, assolutamente. Io non penso che la dirigenza attuale del Catania possa mai dare un giocatore al Palermo, alla dirigenza attuale del giocatore. Quindi in passato abbiamo avuto dei rapporti cordiali, abbiamo fatto anche dei trasferimenti, ma non penso che hanno troppe aperture mentali rispetto a noi per arrivare a pensare anche a un'operazione di mercato. Loro sono troppo avanti rispetto a noi, di conseguenza noi dobbiamo stare lì piccoli, miseri, e dobbiamo augurarci che le cose vadano nel migliore dei modi. Basta. Telegiornale in Sicilia e poi senza problema possiamo parlare. Lei qualche settimana fa aveva dichiarato: io so come caricare la squadra in vista del derby. Alla luce della sconfitta di Bologna, come si carica una squadra in Palermo in vista della partita? Guardi, io se potessi scenderei in campo io in partite del genere, quindi non ho detto prima che un derby è così come quando giochi contro una grande squadra, no? Un derby ti autocarica. Un calciatore che arriva a un derby scarico deve domandarsi seriamente se può fare quel lavoro o meno. Quindi io sono sicuro che le due squadre si affronteranno al massimo della tensione sportiva. Poi è chiaro che l'ho detto e lo continuo a ripetere, ci sono i valori. Noi giochiamo contro una corazzata, Catania è il Barcellona, tutti i campioni, tutti i giocatori che sono sicuramente in grado di fare una passeggiata dappertutto, e noi ci auguriamo nel nostro piccolo, piccoli come siamo, ci auguriamo di poterli fronteggiare nel migliore dei modi. Gullaro, poi Gatto, grazie. Direttore, il Catania, grazie a Leo, possiamo dire, ha raggiunto un
un'ottima società, un ottimo organico, anche adesso un'ottima posizione in classifica, che dobbiamo assolutamente mettere, perché la squadra che adesso sta giocando l'ha costruita lei. Però ci può un po' svelare, se può, il segreto dei derby, insomma, perché il Catania ovviamente il derby li vinceva sempre, sia dentro che fuori. È un problema di motivazione, ci si arriva alla partita, non è come una radio che tu devi sintonizzarti sul programma, accendi la radio e vai sul programma. Una partita la si prepara durante la settimana e si arriva all'evento con una carica particolare. Evidentemente il Catania riusciva sempre a trovare le motivazioni giuste. Ripeto, oggi in una partita come quella di sabato si sono ribaltati quelli che sono, come vogliamo dire, il Catania ha l'obbligo di vincere, ha l'obbligo di venire qua a Palermo e di far vedere che è quella grande squadra che è. E noi, nel nostro piccolo, dobbiamo cercare di difenderci col coltello in mezzo ai denti. Riccardo? Ciao direttore, volevo fare una doppia domanda. Prima volevo ricollegare alla politica della gestione che avete avuto riguardo ai biglietti. Ecco, la prima opera che abbiamo messo in atto quando è arrivata è stata fare i mini abbonamenti. Si aspettava una risposta del genere, se per lei è positiva o negativa. Perché ormai questa è conclusa, non è potuto fare più nulla. E poi, riguardante, si aspettava che l'osservatorio, diciamo, non desse nessuna restrizione a questa partita. No, l'osservatorio ha dato una restrizione perché ha dato l'ok solo per 600 posti, quindi che l'osservatorio è il prefetto della prefettura di Palermo, che abbia eliminato buona parte delle restrizioni, questo mi può solo far piacere, è un attestato di grande fiducia nei confronti delle due tifoserie. E quindi l'augurio mio veramente è che si possa assistere a un sabato di festa, di spettacolo. Poi in campo ci sarà la competizione sportiva vera e propria, che premierà chi avrà dato di più. Per quanto concerne le iniziative, quella dei mini abbonamenti non ha sortito un effetto particolare. Mentre invece l'abbassamento dei prezzi penso che invoglierà quanta più gente possibile a venire allo stadio. Io l'ho detto e lo ripeto, può sembrare anche da piagnone, ma i risultati, i traguardi non si raggiungono mai da soli, c'è bisogno del concorso di tutte le componenti, e quella della nostra gente è una componente importante. Io sono convinto che un Barbera tutto tinto di rosa nero sia un elemento a favore nostro, chiaramente, che incute anche un certo rispetto da parte di tutti. Come aveva detto, però ha dimostrato di non avere mezze misure, cioè è stato veramente in modo convincente, oppure crolla, nel senso che ha una fragilità probabilmente caratteriale. Da qui a gennaio, quando Zamperini ha detto che magari arriveranno giocatori di personalità, come si colma questo gap a livello psicologico? Ma intanto lavorando con la squadra su quello che è l'autostima, ecco perché io dico, quello che noi andremo a fare come squadra, come società, non sarà mai un atto di disistema nei confronti di quelli che ci sono attualmente, ma un'esigenza di migliorare l'organico. Quando si parla di migliorare l'organico, si parla da un punto di vista tecnico, si parla da un punto di vista caratteriale, si parla da un punto di vista di quelle che sono proprio le esigenze riferite ai ruoli. Media Gol, approfondimenti, interviste ed opinioni sul mondo del Palermo Calcio.